È un programma ricco di eventi, quello che aspetta il nostro pubblico questo venerdì e il prossimo sabato. In particolare tratteremo un tema di grande fascino, quello del mistero degli Etruschi, cercando di svelare come tale mistero in realtà non lo sia, grazie all'archeologia, alla ricerca scientifica, in una conferenza, Gli Etruschi senza mistero, che costituirà l'introduzione ad un ciclo più ampio che partirà poi dalla seconda metà di ottobre. E il tema degli Etruschi è sicuramente un tema di gran fascino per il nostro museo. La conferenza inizierà alle 19, si concluderà alle 20:30 e sarà seguita da un concerto davvero particolare, quello che ci verrà offerto dal musicista turco Diyar Merovi, di origini curde, che attraverso la musica e la poesia ci introdurrà nel tema controverso della vita errabonda e clandestina che continua nonostante tutto e nonostante tutti, e ci insegnerà di come in alcune popolazioni l'amore per la terra passi, per evitare la censura, attraverso l'amore di una donna, e quindi le donne diventano metafora di una terra. E in questo senso tante delle leggende che ruotano intorno all'origine errabonda degli Etruschi, la loro provenienza dal vicino Oriente, ci consentirà di creare un legame più o meno inedito con una delle storie più drammatiche della contemporaneità. Per l'occasione, sempre nell'ambito delle serate 3 ore a 3 euro, che dalle 19 si estendono fino alle 22:30, quindi con 3 ore in più dell'orario consueto, sarà possibile visitare Villa Poniatowski. Lo stesso avverrà anche il giorno dopo, sabato sera, insieme ad altre iniziative, conferenze e incontri. In particolare Patrizia Petitti ci introdurrà ai temi dell'incinerazione presso il popolo etrusco nell'età del ferro e il significato profondo che c'è dietro questo rituale di trasformazione del corpo. Maria Paola Guidobaldi ci racconterà invece le vicende e l'importanza della storia Castellani, da ultimo nota per quanto riguarda le oreficerie, per quello che è stato un furto e un altrettanto importante recupero. Quindi le oreficerie Castellani saranno al centro dell'attenzione. E infine, molto importante, molto significativa, la conferenza che lo storico dell'arte Stefano Petrocchi dedicherà alla storia di Villa Giulia, della sua architettura, della sua arte, perché questo non è soltanto il Museo Nazionale Etrusco, ma è anche una delle residenze e una delle ville più importanti del Rinascimento. Vi aspettiamo per queste 6 ore a 3 euro distribuite in 2 giorni. È solo il primo step di un programma davvero estremamente ricco che contraddistinguerà l'offerta culturale del Museo di Villa Giulia fino alla fine di settembre. Rimanete sintonizzati sui nostri canali social e web.